Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti. Primo pomeriggio, sono più o meno le 15. Stamattina sono dovuta uscire a fare diverse commissioni. Anzi, siamo andati a fare diverse commissioni e ora sono da sola a casa. Alessandra sta facendo la nanna e Federico è col suo papà. Quindi nuovo vlog, nuovo vlog, è un po' che non ci vediamo, è stato un periodo, non ho parole per descrivere questo periodo, ma no, non mi va di parlarvene, sono cose molto, direi, strettamente personali, quindi no, vi basti sapere che è stato un periodo buio, molto molto buio, però si va in salita, ricomincio da me. Ricomincio sicuramente da me e niente, mi sono data una sistemata dopo più o meno 15 giorni che non mi truccavo. Mi sono fatta un trucco molto molto semplice, adesso non si vede neanche, ma ho fatto tipo uno smokey, una cosa molto tranquilla sul marroncino. E avevo messo il rossettino di Dior, quello lì sempre color nude, abbastanza nude sul marroncino barra rosato, ecco, però è andato già via perché abbiamo fatto colazione fuori stamattina e quindi ho messo il burro cacao di Dior, che vi faccio vedere, è veramente una favola. Non costasse così tanto me lo ricomprerei, però costa veramente troppo. Ed è questo qui, questo qua, che aspettate perché. Ok, adesso per non stare a tirare su tutta la serranda e tutto, vi accendo la luce, però vedete, è finito. Sono gli ultimi istanti di questo burro cacao barra rossettino chiarissimo, vedete, di Dior, scritto in trasparenza. Che pizza, che è già finito. Mi piaceva da morire. Però vabbè, costa veramente troppo, non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. E torno alla luce perché è un po' buio, essendo che siamo tornati abbastanza da poco, è ancora tutto chiuso, quindi devo ancora riaprire un po' tutto, le tapparelle di là, e quindi devo stare qui per farmi vedere. Niente, mi avete scritto in tantissime che vi mancavano i vlog, dove sei finita, vlog, vlog, vlog. Quindi oggi, nonostante sia un vlog casalingo, perché sì, sono vestita perché come vi ho detto sono tornata da poco, però oggi sarò a casa tranquilla con la bimba. E ho una fame allucinante perché abbiamo fatto colazione fuori sul tardi. Ho detto vabbè, poi mi faccio una cosa, ma non ho voglia della pasta alle 3 del pomeriggio, quindi sono molto tentata, visto il periodo buio, e ovviamente come ogni buon periodo buio che si rispetti, ho mollato un po' il mio nuovo regime alimentare e ho tutte le intenzioni di riprenderlo lunedì perché mi stavo trovando molto bene. Anche con le goccine che sto prendendo, quindi mi dispiace aver dovuto fare una pausa, ma per forza di causa maggiore l'ho fatta. Non ve lo nego, sapete che sono sempre sincera, quindi io direi che ricomincio lunedì, oggi è sabato, mi prendo questo weekend di solitudine un po' per fare il cavolo che voglio anche nel mangiare, e da lunedì si riparte come si deve anche in quello. Sono un po' controluce, ma vabbè. E quindi ragazze, sono tentata di prendermi una cosina al McDonald's, me la faccio portare a casa e così vi faccio anche un piccolo mukbang, potrei farvi, in cui chiacchieriamo insieme, magari oltre a questo vlog vi potrei fare un piccolo video, un mukbang McDonald's che adorate, quindi vediamo, adesso ci penso. Pensavo, ragazze, di mettere una stories su Instagram dove vi chiedo appunto se avete degli argomenti da consigliarmi in cui parlare in questo mukbang. Quindi adesso vi faccio una storia e vediamo insieme cosa mi consigliate. Allora, alla fine ho fatto un piccolo ordine Glovo, piccolo, insomma. Ho preso comunque un menù, adesso vi volevo far vedere, però
Però vi volevo far notare una cosa tristissima, che hanno messo un codice sconto per chi ordina Burger King, non paghi la consegna. Adesso anche McDonald's mi pare sia gratuita o comunque 1 euro, pochissimo rispetto al prezzo solito. Però perché trasparente? Cioè, è un'ingiustizia. Uffa, cioè io volevo provarlo, già l'altra sera con Riccardo volevamo provarlo, il Burger King che comunque aveva la consegna gratis, ma non ci funziona, cioè lo dà subito e poi diventa così, boh, mistero. Invece per quanto riguarda l'ordinino, ho ordinato il menù Big Mac piccolo, cioè quello normale, perché quello gigante veramente mi sento sempre male, troppo grosso. Poi ho preso, vabbè, il menù e poi ho preso una porzione in più di patate, quelle con il formaggio e una cheesecake coccolosa al cioccolato. Sono arrivate le cosine del McDonald's, quindi adesso faccio il video mukbang per voi e ci vediamo dopo. Ma guardate un po' chi si è svegliata! Ah! Ciao, amore mio! È un po' che non la vedete, è la mia ciuffettina! Ciao, patatina! Ma buongiorno! Buongiorno, Stella, Stella gemella, dove sarà? Magari dietro alla luna sarai, come un sogno più nascosto che c'è. Non lo vedi che io vivo di te. Dove sarai? McDonald's andato, ciao ciao. In realtà già prima di prendere Alessandra, adesso appunto butto tutto, mettiamo tutto a posto e via. E mi sono divertita, mi sono rilassata a chiacchierare un po' con voi. E niente, questo lo tengo perché mi dispiace buttarlo. Gli metto la pellicola, lo metto in frigo e questo qua lo buttiamo. Voilà. Eccoci, piccola diretta su Instagram. Quindi, come promesso, vi faccio salutare. Vai ragazze, scrivete tutte un ciao. Dai, a raffica, cuoricini, ciao. Forza, forza, che c'è lo scatto ritardato. Quindi, vi arriverà tra qualche secondo. Dai, dai, fate dei ciao e dei cuoricini. Scrivete a raffica, eccole che arrivano. Ciao, 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 cuoricini. Ciao, guardale lì che arrivano le stelline. Fantastiche, veramente. Sono contenta di aver fatto questa diretta Instagram, così vi ho fatto vedere la bimba in diretta. Guarda i cuoricini che arrivano, tutti colorati lì. Ciao a tutte ragazze, è stato bellissimo fare questa diretta con voi. Adesso vado a cambiare il pannolino a questa gnometta e vi saluto in privato qui su Instagram. Ciao! Ciao! Amore! Amore! Cucciola! La linguetta! Ragazze, stavo editando il video spesa che ho fatto 4 giorni fa più o meno. Mi sono accorta che dura veramente 5 minuti, ma proprio 5 minuti contati. E sapendo quanto amate i video lunghi, direi che un video da 5 minuti praticamente me lo tirate dietro perché non è una spesona, era giusto un qualcosina preso così. E quindi niente, direi che vi faccio fare in questo vlog una piccola pausa spesa e ci vediamo tra poco. Quindi vi lancio la spesa di 4 giorni fa. Ciao ragazze, allora video super super mega veloce perché sono di stracorsa, vi faccio vedere cosa ha preso Riccardo al PAM perché ci serviva il latte per la bimba e ha preso anche altre cose. Allora, qua ci sono le uova, poi ha preso
Queste olive probabilmente in sconto, visto che ci sono due prezzi. Olive verdi mammut. Non so se sono ripiene o meno, no, sono solo giganti. Poi ha preso il formaggio linea, le mozzarelle della Pam Panorama. Queste qua le abbiamo già prese, sono molto buone. Poi un'insalatina, questa qua solo 99 centesimi. Due insalatine, scusate, il lattughino. Noi prendiamo sempre o il lattughino o la valerianella, mi pare si chiami, o simile. Poi due formaggi tipo Philadelphia della Alpina, dovrebbe essere tipo il Philadelphia, mai provato questo, non saprei dirvi. Poi una ricotta Santa Lucia, Alessandra ha iniziato a assaggiarla e gli piace tantissimo quella della Vallelata, spero che questa sia cremosa uguale, non mi ricordo, però lei le piace ogni tanto qualche cucchiaino di ricotta. Poi qui ha preso dei salumi, ha preso il petto di pollo italiano al forno e prosciutto cotto di alta qualità, 3,08 e 4,14 €, ma ne ha preso parecchio. Adesso qua non c'è scritto, qua 1,80 €, sì, due etti, neanche poi così tanto, quindi non ha preso sconti sul prosciutto. Non ce n'erano. Poi ha preso questa crema di zucche e carote. Beh, in effetti in autunno ci sta proprio bene la crema di zucca, buonissima. E gli ho chiesto appunto se vedeva un pezzo di zucca di prenderlo, ma mi ha detto che non c'era nulla di bello, quindi non ha visto dei pezzi convenienti, quindi ha preso questa qui per toglierci la voglia. Poi pane integrale, due pacchetti, devo fare veloce perché ho anche la pasta sul fuoco. Carne per Naluccia, questa qua gli piace molto, anche questa del Pam, però è un po' cara, 1,30 € mi pare, 1,50 € invece da Crayli la troviamo a 99 centesimi, però cambiare 2000 supermercati non è neanche semplice senza macchina. Poi spinaci. Spinaci, questi qua surgelati. Poi qua c'è il latte per Alessandra, non sto a tirarli su tutti, comunque il solito Aptamil 2 e il sale grosso che avevamo finito. E poi un pesto alla genovese senza aglio, perché sono allergica all'aglio, cioè proprio non lo digerisco, dei grossi problemi con l'aglio. E quindi questo qua. Poi passiamo all'altra busta. L'altra busta c'è queste due confezioni che mi stavano volando. Ragù alla salsiccia con salsiccia italiana della Barilla, una novità. Proveremo dopo. Poi cereali, questi qua che prendiamo sempre noi integrali. Poi pane bianco per Fedino, per fargli qualche panino per la scuola, queste cose qua. Banane, 1,39 € al chilo. Poi altre olive nere denocciolate, poi zucchine chiare per le pappe di Alessandra, mais dolce, questo dovrebbero essercene due, poi un pacco di zucchero, la polpa di pomodoro, scusate il casino ma è appena tornata Nala dalla passeggiata e quindi è un po' agitata. Poi latte, quello che beviamo noi, tre confezioni. Qua c'è l'altra passata e poi c'è ancora il sacchettino di pomodori, quindi direi che questa è tutta la nostra spesa. Spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia, ultimamente faccio degli scioglilingua pazzeschi. Scappo a preparare il pranzo, ci vediamo al prossimo video, ciao! Raga, buio, sì,
Non si può vedere, io sono ancora vestita. Adesso mi cambio finalmente. Aiuto. Mi stavo ammazzando. E, tra l'altro, ho un fastidio qui, tipo ghiandoline. Spero di non covare nulla, sinceramente, anche perché mi sono sempre coperta bene quando sono uscita, quindi boh, mi fa molto molto strano. Questa è Nala. Ok. Pigiamino super caldo, perché io ho freddo. Ora sì che si ragiona, e poi voglio una molletta per questa frangia perché non la sopporto più. Devo trovare una molletta. È buona la pappotta? Eh? È buona la pappotta? Zucca e carota! Reclama, va bene. Mamma mia, che paura! Scenica della vasca da bagno, perché no? Pure quella aiuta a rendere indimenticabile un'esibizione. Ciao ragazze! Io volevo dirvi che ho l'outfit blu stasera! Come sto? Vabbè, papà ha deciso di cucinare per noi stasera. Mi ha allontanato dai fornelli, quindi io inizio a farle un po' di coccoline. Ciao a tutti, allora buonanotte, noi andiamo a fare la pappa, cioè lei l'ha già fatta, devo fare io la pappa. E ci vediamo al prossimo vlog, direi, che dici? Va bene? Ciao patata! Ciao patate! Ciao a tutti! Vlog d'amore! Ciao ciao! Anima bella, stella gemella, dove sarai? Magari dietro alla luna sarai, come un sogno più nascosto che c'è, non lo vedi che io vivo di te, dove sarai? Ciao, amore mio.